tutti gli amici presenti, sia di società libere che delle istituzioni. Preannunciando un po' un'evoluzione del volume che viene presentato questa sera, in quanto il movimento culturale che Società Liberal promuove anche nel settore della sicurezza, ma più specificamente nel settore dell'antimafia, induce ad alcune considerazioni che ritengo di importanza fondamentale per il nostro Paese e dovrebbe sollecitare un'attenzione approfondita, come traspare anche dagli interventi che sono racchiusi nel documento, nel libro, nel volume che stiamo presentando. Io devo soltanto dare delle indicazioni di carattere generale e sottoporre quindi la riflessione non soltanto dei relatori, ma anche di tutti quanti noi, e quindi eventualmente anche con una provocazione che dovremo poi individuare per sollecitare diverse attenzioni o attenzioni più particolari per quanto riguarda il fenomeno. Il fronte della repressione antimafia in Italia è diventato qualcosa di estremamente positivo, tant'è che è l'unica classifica delle positività in cui l'Italia primeggia, è leader assoluto in tutto il mondo. Sono anni, sono decenni che in effetti autorità giudiziarie, magistrati, organismi delle forze di polizia, investigative delle forze di polizia, procedono a centinaia, possiamo dire addirittura migliaia di arresti di mafiosi. Procedono con grande successo al sequestro di patrimoni di provenienza mafiosa. La domanda quindi a questo punto che ci si pone è: come mai, nonostante questa attività repressiva, in Italia esiste ancora la mafia? È una domanda che ci dobbiamo porre sicuramente e che si pone senz'altro Società Libere, che ha promosso negli ultimi anni dei convegni proprio su questo argomento. Il tutto traspare dal tenore delle relazioni che sono nel volume Stato e criminalità. Perché tutto questo? Perché credo che, è una mia opinione personale, ma credo difficilmente confutabile, perché manca, insieme all'attività di repressione, non ci sta quell'attività di prevenzione generale che dovrebbe completare l'azione del contro le mafie. Attività di prevenzione generale sul cui fronte non c'è nessuna competenza, né dei magistrati né delle forze di polizia, ma la competenza è esclusiva della politica, delle istituzioni, del mondo della cultura, del mondo imprenditoriale e dello stesso mondo sindacale e dei mass media. Alcune provocazioni che vale la pena che in questa sede io faccio sono, per esempio, l'offerta legale molto spesso impallidisce dinanzi all'offerta illegale, perché pretendiamo comportamenti che poi conseguenzialmente non siamo in grado, come Stato, come Paese, come struttura, non siamo in grado di sostenere. Ci sono state e ci sono delle una legislazione che alcune volte lascia perplessi. Contratti pubblici, nell'ambito degli appalti pubblici. Da anni si dice che il massimo ribasso è un metodo di aggiudicazione che costituisce quasi un'istigazione a delinquere, però sta sempre lì. Per quanto parliamo poi ancora dell'imprenditoria, l'imprenditore che deve denunziare l'estorsione, l'estortore. A me risulta, per dato esperienziale, che quegli imprenditori che hanno avuto il coraggio di denunziare l'estortore non hanno nessuna chance lavorativa. Allora sarebbe opportuno procedere ad un percorso privilegiato, ad una corsia privilegiata per queste persone, anche per rendere l'offerta legale veramente credibile e competitiva con quella illegale. I beni confiscati. Personalmente ritengo che forse bisognava istituire e costituire l'agenzia dei beni confiscati definitivamente e risolvere prima la problematica che affligge questi beni confiscati, il cui 46% non viene utilizzato perché sono beni vincolati da ipoteche bancarie. Senza dimenticare che l'enfasi che molto spesso ne diamo al sequestro dei beni a carico di mafiosi
Poi si esaurisce in un dissequestro per il 75% dei casi. A questo punto credo che bisogna sicuramente provocare un'inversione di tendenza. Il 75% di beni sequestrati che vanno verso la confisca definitiva, il 25% dato assolutamente fisiologico, che possono essere sicuramente dissequestrati. Un'ultima considerazione sullo scioglimento degli enti locali per infiltrazione mafiosa. Noi abbiamo una situazione un po' paradossale dal 1991 con la legge. Credo che fin da quella data sono stati sciolti circa 250 consigli comunali. Io ho fatto personalmente un consultivo tra costi e benefici. È stata una riflessione devastante, per il semplice motivo che a fronte di costi elevatissimi, grandi risultati non è che l'abbiamo avuto, specialmente in alcuni contesti meridionali, ma specialmente in Calabria, come l'onorevole Angelo Napoli potrebbe confermare. Dopo il periodo della commissione straordinaria, le cose si sono restaurate di nuovo con le stesse tendenze. Queste sono alcune riflessioni che propongo. Tocca a me ora anche coordinare, e quindi consentitemi di salutare il ministro degli affari regionali, la signora Lanzetta, che si fa piacere che è qui presente, la stessa onorevole Angela Napoli, che è stata componente prestigiosa della precedente legislatura della Commissione parlamentare antimafia e continua il suo lavoro consulenziale, che in Calabria credo che abbia sicuramente uno spessore ed un richiamo notevolissimo per quanto riguarda l'attività che svolge, che ha svolto e che continuerà a svolgere. Il senatore Marcucci spero di poter venire appena possibile, in quanto impegnato in aula, essendoci in corso delle votazioni. Consentitemi poi di salutare degli amici carissimi come Carlo De Stefano, che è stato sottosegretario all'interno, già maggiorato, il dottor Proietti, Rudi, sono tutti amici con i quali abbiamo condiviso 40 anni di attività nell'ambito del Ministero dell'Interno, e abbiamo anche pure collaborato in tanti settori, e sicuramente ce ne possiamo farci carico anche di eventuali provocazioni ulteriori, come abbiamo fatto per il passato. Per la nostra Presidente Foscagni, Stefania Foscagni, e il nostro Direttore di Società Libera, Vincenzo Lita, hanno sempre seguito con particolare attenzione tutta la movimentazione culturale di questa associazione, e ritengo che bisogna sicuramente tendere ad una migliore configurazione, ancora più pressante, ancora più provocatoria, per cercare di ottenere risultati, e credo che possa da questa riunione di oggi anche scaturire una diversa tendenza, una sollecitazione migliore affinché sul fronte dell'antimafia ci sia un'attenzione particolare, specialmente al fronte della prevenzione generale. Io vi ringrazio per l'attenzione e darei la parola a questo punto a Vincenzo Boccia, che è uno dei relatori di cui al volume. Prego. Chiedo scusa, prima di iniziare, io avrei intenzione di chiudere entro un'ora. Siamo d'accordo tutti quanti? Siamo d'accordo? Prego, Vincenzo Boccia. A scazzo di qui. Grazie Luigi, e grazie alla Società Libera per l'invito. Devo dire che, rileggendo il volume, quello che emerge è una visione, direi, larga della questione criminalità, ed una visione larga che parte da una questione particolare, ma dà un'idea chiara di visione della società. Perché ritrovare in questo volume parole come trasparenza, rendicontazione, meccanismi reputazionali e, nella prefazione di Olita, linearità d'esempio, presa di coscienza estesa e corale, implementazione della responsabilità individuale, scatto etico, collettiva attenzione morale, penso che siano i fondamentali di un'idea di società complessiva su cui si debba lavorare insieme in questo momento delicato. In un momento delicato in cui forse sarebbe opportuno ritornare a quello spirito del dopoguerra nel nostro paese, che era e dovrebbe essere passare dagli interessi alle esigenze del paese,
occorrono due elementi, la tensione chiaramente morale collettiva e la questione etica complessiva e la consapevolezza della situazione di emergenza che l'economia del paese vive. La prendo larga perché io penso che la questione posta nel volume da Società Libera è una questione complessiva e potrei esagerare dicendo che dovremmo chiederci qual è l'atteggiamento criminale. È solo la questione della criminalità che conosciamo dalle pagine dei giornali o ci sono degli atteggiamenti in cui gli sprechi, l'evasione e altri aspetti sono essi stessi atteggiamenti criminali rispetto ad un paese che vive una fase di questo tipo, ma anche se non la vivesse sarebbero tanti. E quindi se questo è vero, recuperare questi termini e parlare di corresponsabilità all'interno della società, e giustamente fa bene il prefetto De Sena a ricordarci anche i ruoli dei corpi intermedi dello Stato che all'interno del meccanismo reputazionale potrebbero e dovrebbero e devono fare tantissimo, perché è chiaro che escludere dal punto di vista reputazionale atteggiamenti di chi si orienta in una modalità che rende anomala la libera concorrenza è un elemento essenziale all'interno di un paese. Quindi si vuole una questione morale larga, non stretta. E corresponsabilità significa fare i conti innanzitutto con la propria, prima che parlare di quella degli altri. Ed è chiaro che l'idea che emerge dalla lettura del volume è l'idea di una società che include, che non esclude, in cui la questione etica diventa importante, in una società in cui molto spesso abbiamo assistito a quella che potremmo definire la bolla dell'io o l'esaltazione dell'ego, che è esattamente l'antitesi del sentirsi parte di una comunità ed essere corresponsabili e rispettare le regole innanzitutto quando non ti conviene, perché questa è una delle prime cose che un cittadino di qualsiasi paese dovrebbe sapere. Ed evitare anche false aspettative nell'attesa sociale della società. E quindi in questa società complessa in cui dobbiamo fare i conti e in cui dobbiamo evitare di generalizzare in negativo e in positivo, questo dibattito ci aiuta. Perché ci aiuta? Perché ci dà la sensazione a molti di noi di uscire da una situazione di isolamento. A volte sembra che quando parli di queste cose siano cose non importanti. Invece sono le precondizioni valoriali di un paese. E uscire dall'isolamento significa parlarne in questa occasione, parlarne tra di noi, confrontarci tra gli oratori, ma avere qui un momento di dibattito e di confronto e uscire, tra virgolette, allo scoperto con questa idea di profilo alto dei fondamentali di un paese che non sono solo quelli economici, chiaramente, che sono importanti, ma sono anche quelli che vanno verso questa direzione di valori. E quindi si avverte una crescita di voglia di solidarietà, di coesione, di affermazione etico-valoreale. Posso citare alcuni aspetti che sono partiti da Confindustria Sicilia sulla questione reputazionale pizzo, in cui alcuni nostri imprenditori vivono sotto scorta, e non è una cosa gratuita e nemmeno marginale, perché non è un mestiere che ti scegli per vivere sotto scorta, che però poi ha comportato il fatto che tutta la Confindustria e tutte le associazioni del mondo hanno adottato quel modello che è diventato un elemento di meccanismo reputazionale e che ha dato una linea molto chiara, importante, diremmo shock, in un paese in cui a volte dobbiamo parlare di cose che sono la normalità e che per noi non lo sono. Per esempio il rating di legalità dovrebbe essere una condizione di normalità verso tutte le imprese, non una novità. Non è che uno che ha un rating di legalità ha un plus rispetto ad altro, perché significa che nel momento in cui accettiamo questo, accettiamo che chi non ha il rating di legalità è parte comunque nella community. Invece noi dobbiamo lavorare sull'idea che il rating di legalità è un atto doveroso e che riguarda tutti, e chi non lo ha è fuori dal meccanismo, altrimenti corriamo il rischio di fare delle confusioni, quantomeno dal punto di vista comunicazionale, sicuramente non sostanziale. E a proposito
proposito di criminalità, il cattivo funzionamento, la mala burocrazia è la precondizione di una dimensione di criminalità, perché si corre il rischio che quando c'è un cattivo funzionamento, che può essere malizioso o meno, il diritto si trasforma in favore o in cortesia. E questo è quello scambio che noi dobbiamo evitare, cittadino politico, imprenditore politico, perché è la precondizione di un'idea di cultura criminale e mafiosa di un paese. Allora, se noi allarghiamo la visione del messaggio che il volume dà molto chiaro e, come dire, i contributi di tutti, ci rendiamo conto che in realtà, e qui concludo così, diciamo, spero di far tesoro di sintesi e di semplicità, su una questione determinante che è quella di, come dire, una dimensione di un paese che si caratterizza, potrei dire, come due, etica ed estetica. Quando entra in gioco bellezza ed equilibrio, entra in gioco l'Italia. Questa Italia, che è un po' trasversale nel bene e nel male, e che se aggiunge la dimensione etica alla questione estetica, può, come dire, costruire i fondamentali di un paese che ha potenzialità incredibili dal punto di vista economico e non solo. Pensate che noi siamo il secondo paese manifatturiero d'Europa, nonostante le nostre imprese paghino il 20% di global tax rate in più rispetto all'impresa tedesca, il 30% di costo di energia in più rispetto all'impresa tedesca, almeno 2 punti di spread in più rispetto all'impresa tedesca, il 30% di costo del lavoro per unità di prodotto in più negli ultimi 10 anni rispetto all'impresa tedesca. Cosa voglio dire con questo? Se leggiamo questo dato dal punto di vista positivo e non negativo, quindi non in logica di denuncia e di lamento, anche questo è una cultura, scusate per termine, non criminale, cioè lavorare insieme per confrontarci e per trovare soluzioni nell'interesse di tutti e non contro qualcuno, penso che sia, come dire, un bel esempio, come dire, da costruire. Ma se siamo secondi in Europa come paese industriale, nonostante questi deficit di competitività, e leggiamo il dato in positivo, cosa potremmo essere se noi diminuissimo per la metà questi deficit di competitività? Potremmo essere il primo paese industriale al mondo? Io penso di sì, perché le potenzialità del paese sono rilevanti. Quindi se noi sommiamo la questione economica di potenzialità, la questione etica che pone il volume, la questione criminalità vista in senso largo e non stretto, e quindi la mafia non sia l'alibi, come dire, per non guardare altre dimensioni della criminalità, gli atteggiamenti della pubblica amministrazione, del privato, di tutti, è un percorso che è doveroso fare, e penso che questo ci aiuti a diventare cittadini moderni di un paese che ha tutta la necessità di uscire da questa fase delicata, in cui società libera e questo volume ci aiutano, diciamo, a dibatterne e uscire da questa sensazione di solitudine. E per questo io sono grato, diciamo, a Società Libera, a Riccardo Pedrizzi, che ha voluto invitarmi, perché ogni tanto uno riflette, dice, vuol vedere che sono solo, invece, come dire, quando è in una community, come dire, si fa anche coraggio e forza, perché non significa che l'isolamento, come dire, arretra gli elementi di debolezza, però, come dire, dibattere di questa cosa significa costruire un percorso e immaginare un paese totalmente diverso dalle anomalie che a volte vediamo. Grazie. Bravo. Molto bene, grazie a Vincenzo Boccia. D'altronde gli argomenti sono ben descritti nel volume, e però io vorrei fare una precisazione, ma non andiamo troppo veloce, perché altrimenti io sul mercato dei coordinatori ho un successo enorme, quindi stiamoci attenti, quantomeno rischiamo addirittura di non dare importanza invece ad un argomento estremamente importante come questo della sicurezza del fronte antimafia. Io credo che a questo punto Riccardo Pedrizzi ci può sicuramente dare altre utili indicazioni. Per la verità, prendendo lo spunto da quello che ha scritto e che ha detto ora Vincenzo Bocci, io penso anche a quello che non succede più nella pubblica amministrazione, che nella pubblica amministrazione, oltre ad essere assillata da una burocrazia asfissiante, credo che abbia perso la cultura dell'ascolto. E non credo che abbia perso soltanto la pubblica amministrazione, credo che in parte anche la politica. Per la verità, in sede di autocritica parecchi politici hanno affermato quello che sto dicendo io ora. Quindi, insomma, il fatto
fatto della carenza di ascolto, della incredibilità, che è il livello di incredibilità che ha raggiunto la politica, credo che si possa essere un oggetto di una riflessione ancora più approfondita, e rivolgo sotto questo aspetto una preghiera a Riccardo Pedizzi di fare una brevissima osservazione anche su questo fronte. Prego. Grazie prefetto Di Asina. Io voglio innanzitutto ringraziare i presenti, gli amici, e devo ringraziare Vincenzo Boccia. Io devo ringraziare lui per la partecipazione prima al convegno di Salerno e poi alla presentazione di questa sera, come ringrazio il ministro Lanzetta per la sua presenza e tutti gli autorevoli personaggi che sono qui questa sera. Per ultimo, ma non ultimo, il procuratore antimafia, l'amico Roberti. Io voglio fare innanzitutto una premessa che sento e devo fare. Il merito di Società Libera non è solo quello di aver promosso il convegno a Salerno e in altri luoghi e di aver promosso questa presentazione, ma è quella soprattutto di saper operare a tutto campo ovunque la libertà sia messa in discussione, sotto ogni latitudine e latitudine, ovunque la libertà sia in pericolo, l'impesa ed offesa. In Italia, e non solamente in Italia, nel mondo, con le sue pubblicazioni, con il rapporto sui processi di liberalizzazione che ormai viene pubblicato tutti gli anni, con i suoi convegni, con le sue premiazioni dei personaggi e degli uomini perseguitati in tutto il mondo, con le sue marce a difesa dei popoli oppressi. E voglio ricordare che appena 10 giorni fa la dirigenza di questa associazione ha partecipato a Parigi alla marcia per la libertà e per la difesa dei popoli oppressi, presentando in particolare la difesa di quello che è il popolo più oppresso in questo momento, vale a dire i cristiani in Iraq e in Siria. Sono a migliaia che vengono massacrati tutti i giorni ed è una realtà che l'Occidente, ed in particolare i governi occidentali, per viltà, per farsi perdonare chissà quale colpa del passato, le crociate, il colonialismo, non ha la forza nemmeno di manifestare se non intervenire in questa situazione estremamente tragica. Ma torniamo al volume che presentiamo questa sera e che ha il pregio di trattare le tematiche della criminalità anche qui a 360 gradi, non solamente dal punto di vista dell'ordine pubblico e quindi della repressione. Si tratta di una raccolta di saggi e di interventi molto ben assortita, che parte il primo capitolo dopo la prefazione di Vincenzo Olita, che è il direttore, come sapete, di Società Libera, che parte dall'intervento di un sindaco di un piccolo comune della provincia di Siena che riporta la propria esperienza di chi cioè è alla frontiera e a contatto col pubblico e che tutti i giorni deve affrontare anche insieme a quelli della burocrazia a cui si è fatto riferimento prima, anche i problemi dell'ordine pubblico e della criminalità. Intervento che si confronta con l'intervento del ministro Lanzetta, che porta l'esperienza e il lavoro di un piccolo comune del sud, della fascia ionica, e quindi possiamo anche fare un confronto tra realtà diverse. E successivamente i capitoli affrontano argomenti da angolazioni completamente diverse. Ad esempio Vincenzo Boccia, che è stato molto veloce, che avrebbe potuto soffermarsi ancora di più, affronta il tema della inefficienza della pubblica amministrazione e della criminalità,
facendo emergere non solo dei dati che sono estremamente preoccupanti, ma che fanno sobbalzare sulla sedia, quando dice che il fatturato della criminalità organizzata ammonta a 135 miliardi, con un utile netto di 70 miliardi. Sarebbero tre finanziarie, tre leggi di stabilità. E con l'enumerazione e l'elencazione di una serie di numeri che fanno spavento e che però attestano quanto sia radicato nel Mezzogiorno l'illegalità, il lavoro nero, il sommerso. E quello che avviene sotto i nostri occhi non fa prefigurare nulla di buono, se l'Europa oggi addirittura ci dice di inserire nel PIL ufficiale degli Stati anche il giro d'affari e il fatturato della droga, della criminalità organizzata, della prostituzione. Cioè, questo significa, anche dal punto di vista etico, Vincenzo, e morale, spezzare ogni lancia nei confronti di una cultura dell'etica e della legalità, nei confronti della quale poco o molto possono fare le associazioni, e abbiamo un intervento molto centrato di Assolombarda che racconta la propria esperienza, e c'è un capitolo a parte, e nemmeno, come descrive molto bene Luigi, prefetto Luigi di Siena, per quanto riguarda la repressione, se non c'è tutto un ambiente favorevole dal punto di vista etico e morale. Per questo uno degli interventi di questo libro, che è il mio, affronta l'argomento dei rapporti tra Stato e criminalità e dei limiti e gli interventi dello Stato nell'ambito della società dal punto di vista culturale. Io dico che per poter esaminare se è sufficiente o meno, Angela, l'intervento dello Stato, se è eccessivo o se è leggero, noi dobbiamo applicare due principi, che sono i principi fondanti e fondamentali della dottrina sociale della Chiesa: il principio di sussidiarietà e il principio di solidarietà. E poi alla fine del mio intervento si vedrà quanto sia importante, ad esempio, il principio di solidarietà. Il principio di sussidiarietà, come sapete, è quel principio in base al quale l'istituzione naturale o volontaria abilitata a risolvere il problema è quella più vicina al problema. Allora, il problema che nasce dalla famiglia, la prima istituzione, il primo corpo sociale intermedio a cui faceva riferimento Vincenzo Boccia è la famiglia, e poi a cerchi concentrici il comune, la provincia, l'ordine professionale, l'associazione di categoria. Quindi con questo principio noi possiamo misurare fino a quando deve intervenire lo Stato e quanto lo Stato si deve fermare. E poi il principio di solidarietà, in base al quale è necessario creare un legame di solidarietà tra ceti, comunità, territori e generazioni. Guardate, la situazione attuale del Mezzogiorno nasce da molto lontano, da quando, cioè, si è voluto pensare che il Mezzogiorno fosse una zona arretrata rispetto a un nord più sviluppato, senza considerare che il Mezzogiorno invece era una società diversa, con una propria struttura sociologica, addirittura con propri valori religiosi che facevano incarnare un tipo di cattolicesimo differente dal cattolicesimo dell'Italia settentrionale e del resto d'Europa. Da questo bombardamento che c'è stato dal punto di vista culturale, questo bombardamento ha creato, Vincenzo, un vuoto di memoria. Cioè, noi abbiamo dimenticato come eravamo
e quelli che eravamo. Allora l'importante, quello che è necessario, la precondizione per eliminare poi tutte le cause che sono venute dopo, successivamente, riempire questo vuoto di memoria e recuperare una identità che dia poi la possibilità di fare sviluppo. Quindi, innanzitutto, la cultura può essere per il Mezzogiorno un fattore di sviluppo. E in pratica, fino adesso, la cultura nel Mezzogiorno si è limitata agli ambienti universitari. E anche quando c'è stato un collegamento tra cultura ed imprenditoria, l'imprenditoria si è fermata a livello delle sponsorizzazioni. L'impresa non è diventata protagonista nel recupero di questo vuoto di memoria e nella rinascita di un'identità meridionale. Per fortuna, negli ultimi tempi, qualche cosa sta cambiando. E noi abbiamo degli esempi concreti che possono essere dei veri e propri motori di sviluppo. Noi abbiamo l'esempio del Salento, una terra dove si è creata una rete di imprese, di imprenditorie, soprattutto dal punto di vista turistico e culturale, che sta portando in quel territorio una massa di turisti quale mai si era vista nel passato. Faccio solamente un esempio che può essere emblematico e che avete rilevato e conosciuto anche attraverso le polemiche della stampa. Borgo Egnazia. Borgo Egnazia è un borgo del Salento, vicino Fasano, dove è stata costruita una vecchia fattoria, è stata trasformata in albergo e ultimamente un emiro ha fatto un matrimonio portando centinaia di persone addirittura con la cavalleria del proprio paese e dando lavoro a centinaia di persone, persino per quanto riguarda le hostess, sono state assunte centinaia di hostess. Il secondo esempio viene dall'imprenditore che sicuramente Vincenzo Boccia conoscerà, che non è meridionale, è Cervino. Cervino fa alta moda a livello di Fendi, di Vuitton, e ha recuperato in Sicilia tutte quelle donne che facevano ricamo. Quindi un lavoro prettamente locale e tradizionale inserito nella filiera dell'alta moda. Cervino ha dell'atelier a Parigi e in tutto il mondo e presenta le sue sfilate di moda in tutto il mondo, recuperando la tradizione artigianale del Mezzogiorno d'Italia. L'ultimo esempio è dell'altro giorno, cioè dichiarare Matera capitale della cultura per il 2019. Guardate il salto di mentalità che c'è stato negli ultimi tempi. Togliatti definiva i massimi Matera una vergogna nazionale. Nel 1953 De Gasperi svuotava i Sassi, portava via tutti gli abitanti e i Sassi rimanevano abbandonati. Dal 1986 prima l'UNESCO ha scoperto Matera con i suoi Sassi e poi per fortuna le classi dirigenti locali hanno ricominciato a riabitare i Sassi che venivano recuperati dagli scalpellini locali, dai mastri di cucchiara, di cazzuola, mastri di cazzuola, sono solamente il termine napoletano, un mastro di cucchiara, come si diceva dalle nostre parti, ed è stato ricordato e abbattuto città come Siena ed Assisi, Matera, recuperando quella che io definisco, ma il mio entusiasmo, il mio ottimismo sul fattore cultura come elemento di sviluppo, nasce dal fatto che, scusate se ve lo dico, che mi dico, avevo ragione, sono 20 anni che vado dicendo queste cose,
E oggi ci si sveglia e si vede che, vi leggerò le ultime righe di un articolo sul Sole 24 Ore scritto dall'autore del miracolo Matera. Matera può diventare una piattaforma per tutti i territori meridionali, se recupera proprio le proprie produzioni artigianali, il pane, le ceramiche, la lavorazione proprio della pietra, della cartapesta, può essere una piattaforma per tutta l'Italia meridionale. E dice Pietro Laureano, che è l'architetto ideatore del miracolo di Matera, la cultura è il motore di sviluppo, qualcuno, ripeto, lo diceva da 20 anni, e la cultura come identità si costruisce e stratifica continuamente, si declina al plurale e la risposta all'affanno delle genti. Matera è capitale della cultura in nome di coloro cui la cultura è stata negata. Esprime in nome di tutto il Sud la voce di luoghi portatori di valori profondi, il senso della comunità trasmessa dai piccoli centri dove permangono le relazioni e la solidarietà. E qui si chiude il discorso, come avevo iniziato, i principi di sussidiarietà e di solidarietà. Grazie. Grazie a Riccardo Pedrizzi. Nel frattempo ci ha raggiunto anche il senatore Marcucci. Io volevo fare soltanto una riflessione, che poi hai ripreso delle affermazioni del lavoro fatto da Vincenzo Boccia sul fatturato. Io, per quanto riguarda il fatturato, ce ne siamo interessati in Commissione Antimafia nella precedente legislatura, come ricorderà Angela Napoli, e io ho delle perplessità sull'ammontare del fatturato, perché che potrebbe addirittura essere errato per difetto, non per eccesso. E c'è quello che lei, e poi lo sottopongo all'attenzione del Procuratore Nazionale Antimafia, perché in effetti i 135 miliardi di euro, nonché i 60 miliardi di euro provenienti dalla corruzione, a me interesserebbe sapere il procedimento attraverso il quale si è arrivato a questo dato, perché soltanto con quel procedimento, conoscendo quel metodo, allora possiamo sicuramente dare un contributo agli organismi investigativi e alla magistratura, che può sicuramente ripercorrere su quella metodologia e poi ripercorrere e rendere coerenti le proprie indagini. Questo ne abbiamo dibattuto in Commissione parlamentare antimafia. Un'ultima considerazione, la questione meridionale ormai credo che sia diventata una questione assolutamente nazionale, in tal senso non ne dobbiamo parlare. Credo che, specialmente per quanto riguarda le regioni intese come le intende l'Unione Europea, quindi anche come recupero di credibilità, come recupero dei momenti evolutivi, le regioni, specialmente quelle meridionali, dovrebbero dare una prova diversa da quella che hanno finora dato, specialmente per quanto riguarda le ultime programmazioni comunitarie, dove sono presenti sì risorse finanziarie di estrema entità e sono peraltro le uniche. E a questo punto darei un attimo la parola a Marcucci, al senatore Marcucci, che ci ha raggiunto dopo gli impegni assolti in aula. Prego. Grazie Luigi, un saluto a tutti, un saluto in particolare al signor Ministro, un ringraziamento alla Presidenza del Senato per averci dato la possibilità di svolgere questa presentazione in questo luogo così bello. Io sono Presidente della Commissione Pubblica Istruzione, Cultura, Ricerca, Università del Senato. Dice, qual è il collegamento? Beh, in realtà io partecipai al convegno di Firenze, credo che il tema sia assolutamente invece appropriato. Ormai è evidente a tutti, anche gli interventi, anche i più incalzanti che furono fatti in quel convegno e che sono riportati in questa pubblicazione, testimoniano come la reazione dello Stato sia oggi palesemente e convintamente una reazione inadeguata
nei confronti dell'attivismo e dell'attività della criminalità organizzata. La criminalità organizzata è in grado di decidere velocemente, lo Stato è in grado di formarsi molto lentamente, quando lo è. Quando interviene lo Stato, interviene secondo alcuni parametri, conosciamo la normativa dei lavori pubblici, più regole si mettono per penalizzare la malavita organizzata e spesso più regole si creano affinché la malavita organizzata riesca a interpretarle, ad utilizzarle ai suoi usi e consumi, alle sue finalità. Quindi c'è un gap che non può che essere affrontato come un gap di ordine culturale, formativo, educativo dell'intero paese. Quindi io sono venuto qua a portare un breve saluto proprio nella mia veste di Presidente della Commissione Cultura, Istruzione e Università, perché credo che se noi si vorrà, se il Paese vorrà, se la comunità nazionale tutta vorrà nel prossimo futuro dichiarare guerra alla criminalità organizzata, lo dovrà fare in maniera appropriata, e io reputo che la maniera appropriata sia quella che necessariamente dovrà partire dall'educazione dei nostri giovani, dalla formazione della legalità, dalla comprensione delle dinamiche del mercato, dalla formazione sul convivere civile che è equiparabile al convivere nell'ottica della legalità e del rispetto della legge. Concetti che spesso i nostri giovani, sicuramente per responsabilità anche della politica, ma non solo della politica, oggi non hanno così penetrati nei loro modi di vivere, modi di essere, soprattutto nei loro modi di pensare. Quindi io credo che il quadro, il punto di vista, la logica sia necessariamente diversa da quella che è stata utilizzata fino ad oggi. Credo che si debba fare uno sforzo collettivo, appunto uno sforzo dell'intera comunità nazionale. Mi interessa meno soffermarmi su situazioni tipo la commissione bicamerale serve ancora o non serve più. È più complessivo il tema, è il modo col quale si è ritenuto, ahimè, la storia ci dimostra, sbagliando, di combattere e di poter sconfiggere la criminalità organizzata, va rivisto nel profondo, va rivisto dal modo di essere, dal modo di credere, dal modo di pensare, dal modo di formare, dal modo di educare. Io credo solo in questo modo si riesca finalmente a mettere un punto e fare una ripartenza. I vecchi meccanismi sono ormai superati. Quindi, nel ringraziare gli intervenuti, nel ringraziare Società Libera per lo sforzo di approfondimento su una questione così delicata come questa, ma così importante, soprattutto nell'ottica prospettica, questione sicuramente nazionale, non più meridionale, più probabilmente sovranazionale, ha bisogno di uno sforzo complessivo del sistema istituzionale, ma diciamo di tutta la classe dirigente del Paese, che vada verso una nuova formazione, che vada verso una nuova educazione, che vada verso concetti educativi molto diversi rispetto a quelli che abbiamo trasmesso nei vari modi in passato. Quindi con questo augurio, con l'augurio che anche questo volume, anche quel convegno facciano parte di uno sforzo generale che dobbiamo fare tutti insieme e che vada in questa direzione, io diciamo umilmente nella mia funzione di Presidente della Commissione in particolare Pubblica Istruzione e Cultura del Senato mi metto a disposizione perché ci sia una nuova partenza che vada in questa direzione. Grazie al senatore Marcucci. Peraltro credo che alla conclusione di questo momento di riflessione io farò una proposta per Società Libera. Ora credo che sia giusto che si concluda con l'intervento del procuratore antimafia Franco Roberti. Una vita trascorsa sul fronte dell'antimafia che sicuramente può confermare e può
darci delle indicazioni preziosissime. Prego. Grazie Luigi, buonasera a tutti, buonasera signor Ministro, signori deputati e senatori, autorità e amici. Io sono qui con molto piacere perché ho un ricordo molto bello dell'incontro di Salerno, nel quale anche io feci un mio modestissimo intervento, ma ascoltai gli interventi degli altri relatori. E ho visto poi tradotte nel libro che oggi presentiamo, nella pubblicazione che presentiamo, tutte le idee che hanno venute fuori in questo incontro. Idee che servono poi a dare, o almeno a cominciare a dare una risposta all'interrogativo che Luigi De Sena poneva all'inizio del nostro incontro odierno. Cioè, come mai, nonostante tutti gli sforzi, i sacrifici, le vite che sono state immolate nel contrasto alla criminalità organizzata di tipo mafioso, e nonostante i successi oggettivi ottenuti, voi pensate che abbiamo al 41 bis tutti i capi, salvo uno, delle quattro grandi organizzazioni criminali. Abbiamo sequestrato e confiscato patrimoni di ingentissimo valore, sicché oggi il problema è quello di gestirli correttamente e finalizzarli a uso pubblico come vuole la legge, però li abbiamo confiscati, li abbiamo strappati alla criminalità organizzata, ora ci poniamo il problema di come reimpiegarli utilmente e per non restituirli magari sotto, diciamo, ai prestanome delle organizzazioni criminali attraverso i meccanismi di vendita che a volte pure servono. Bene, come mai, nonostante questi sforzi, questi sacrifici, la criminalità organizzata di tipo mafioso non è stata ancora vinta, ma sembra addirittura essersi rafforzata. Voi ricordate certamente quello che diceva Giovanni Falcone, quel pensiero celeberrimo che risale a oltre 30 anni fa, di Falcone, qua diceva le mafie sono un fenomeno umano e come tutti i fenomeni umani hanno avuto un inizio e avranno una loro fine. Dopo 30 anni e passa, questo pensiero si rivela un po' forse ottimistico, però non dimentichiamo che Falcone soggiungeva proprio a questo pensiero: tocca a noi uomini delle istituzioni, di tutte le istituzioni, non solo quella giudiziaria, anche quelle politiche, quelle economiche, di fare la nostra parte per accelerare questo percorso, guadagnando innanzitutto la fiducia dei cittadini. Le istituzioni debbono operare e opereranno efficacemente se avranno la fiducia dei cittadini. Una fiducia che si basa sulla verità, sulla lealtà, sulle promesse mantenute, sui progetti, sui programmi realizzati. Ecco, tutto questo diceva Falcone, e tutto questo purtroppo non si è ancora pienamente attuato. Ora io credo che, dicevo prima, in questo libro ci sono i principi di risposta. Io provo a sintetizzare, perché voglio poi rispettare, Luigi, la tua indicazione di terminare entro le 19.30. Perché la criminalità organizzata sembra più forte di prima, anzi addirittura è uscita dai territori di origine, la Campania, la Calabria, la Sicilia, la Puglia, si è propagata nelle regioni settentrionali. Oggi abbiamo insediamenti di criminalità organizzata in Emilia-Romagna, in Toscana, in Liguria, in Lombardia, in Piemonte, in Veneto, un po' dappertutto. Lei è andato all'estero, ha invaso i paesi europei, c'è lo studio di Ernesto Savona, la relazione, Ernesto Savona, Transcrime ha fatto un lavoro egregio, ha anche quantificato il valore del riciclaggio dei reimpieghi economici provenienti di fondi e di denaro provenienti da delitto nei paesi europei. Allora, innanzitutto la criminalità mafiosa ha sfruttato delle opportunità, l'opportunità della globalizzazione. Ha sfruttato la globalizzazione dei mercati legali, ma anche mercati illegali. Ha sfruttato la vulnerabilità del sistema economico-finanziario, i paradisi fiscali, la facilità con cui è possibile in paesi diversi dal nostro, dove c'è un regime, un sistema normativo antimafia rigoroso, in altri paesi non c'è, in questi paesi dove non essendoci un regime normativo rigoroso, non essendoci un'organizzazione, non essendoci una sensibilità al fenomeno criminale, è molto più facile insediarsi e riciclare. Ma anche nelle regioni del nord è stato più facile attraverso questo meccanismo.
perché non c'era quella sensibilità, anzi, come dire, c'è stata per lungo tempo una negazione di questa realtà, anche comprensibile sotto il profilo sociologico, anche politico, ma purtroppo è stato un freno, diciamo, a quella che doveva essere la reazione, innanzitutto del corpo sociale e poi anche delle istituzioni, a questo tipo di insediamenti. Quindi ha sfruttato queste vulnerabilità, ha sfruttato le vulnerabilità della politica e delle istituzioni, ai meccanismi corruttivo-collusivi. Vedete che oggi finalmente ci è arrivato anche il Parlamento europeo, che il 22 ottobre dell'anno scorso ha adottato quasi all'unanimità una risoluzione su criminalità organizzata, corruzione e riciclaggio. Sono tre aspetti della stessa realtà, tre facce della stessa fenomenologia criminale. Noi allora abbiamo contrastato, caro Luigi, efficacemente, come tu ricordavi, l'aspetto violento, l'aspetto sopraffattorio, le stragi, i crimini violenti, anche i crimini predatori della criminalità organizzata. Ci siamo, diciamo, un po' distratti, per usare un eufemismo, contro la corruzione e contro la criminalità economica e contro l'evasione fiscale. Noi abbiamo completamente trascurato, diciamo la verità, non abbiamo mai guardato al corruttore e all'evasore fiscale come al mafioso. Mentre il mafioso era il nemico da combattere, da contrastare e da incarcerare, tutto sommato, diciamo, il corruttore e l'evasore fiscale erano, come dire, delle simpatiche canaglie. Questa, diciamo, è l'ottica con cui noi guardiamo a queste figure criminali. Delle simpatiche canaglie, se non proprio, diciamo, da approvare, quantomeno da guardare con indulgenza, e quindi da contrastare in modo meno efficace. Li abbiamo contrastati in modo totalmente inadeguato. C'è il lavoro nero, il nero, qui sono stime certe, perché sono stime della Banca d'Italia, riferite dall'allora vice direttore generale Anna Maria Tarantola alla Commissione parlamentare antimafia il 6 giugno 2012. Secondo la dottoressa Tarantola, che le riferisce, le stime ufficiali dell'Istat del 2011, ma riferite al 2008, mostrano il valore aggiunto prodotto nell'area del sommerso economico, che risulta compreso fra un minimo di 255 miliardi di euro e un massimo di 275 miliardi di euro, pari rispettivamente al 16,3 e al 17,5% del prodotto interno lordo nazionale. Queste stime, soggiunge la relazione, si limitano peraltro al sommerso, che pur avendo connessioni con l'economia criminale non vi si identifica, costituiscono pertanto una sottostima del fenomeno. Vincenzo Boccia ricordava prima, anzi no, scusami, Riccardo Petrizzi lo ricordava prima, ma l'abbiamo detto un po' tutti, quello che oggi ci chiama a fare la normativa internazionale, cioè calcolare nel prodotto interno lordo il valore delle attività criminali, cioè non queste cifre, questi miliardi che vi ho detto qua, incredibile, il valore delle attività criminali, prostituzione, droga, contrabbando di tabacchi e contrabbando di alcol, questo dicono la normativa internazionale delle Nazioni Unite. Allora io dico, forse questo calcolo, che non so come sarà fatto, chi dice, chi parla di 30 miliardi, chi parla di 50, poi vengo anche a quelle altre cifre che tu dicevi, come si è arrivati. In Italia l'1% del PIL. Sì, l'1% del PIL, il valore di 60 miliardi, i 60 miliardi, no, questo è l'1% del PIL, sì. Ma come si è arrivati non si sa, perché è incalcolabile. Se sono attività criminali, tu come fai a quantificarle? Lo puoi fare orientativamente, ma è, diceva Riccardo Petrizzi, è il principio che non funziona. Ci potrà servire a stare nel range del 3% tra deficit e PIL, cioè ottempereremo a quello che ci obbliga a fare l'Europa, ma abbiamo un deficit etico nell'accettare questo principio, che è spaventoso. Tra l'altro, vedete, questo principio conferma il ruolo che ha sempre avuto la mafia, tutte le mafie, rispetto ai pubblici poteri. Un ruolo e una funzione di servizio. Le mafie sono forti perché, e sono ancora, non si è ancora verificata la profezia di Falcone, perché hanno sempre avuto un rapporto di servizio rispetto alle istituzioni pubbliche e private, rispetto all'economia. Questo distingue le mafie dalle altre organizzazioni criminali. Questa funzione di capacità di relazione rispetto alle istituzioni politiche, economiche, sociali, questa capacità di accorrere al servizio dello Stato. Ecco perché è importante il libro fin dal titolo,
Stato e criminalità, un rapporto non dicotomico, non dicotomico, come dovrebbe essere, come tutti ci aspetteremmo che fosse, non dicotomico. Perché le mafie hanno questa funzione di servizio e ce l'hanno pure in questo caso. Ci aiutano a stare nel range del 3%. Sono loro che ci aiutano. Questo ecco l'inaccettabilità etica e quindi politica del principio. Ma tant'è. Allora dicevo la corruzione. Come si arriva a stimare in 60 miliardi la corruzione, il valore della corruzione nel nostro paese? Una stima che viene attribuita addirittura alla Corte dei Conti, che però l'ha rinnegata, l'attuale Presidente della Corte dei Conti l'ha rinnegata, quindi questo valore galleggia un poco anche negli atti internazionali, anche nel documento della Commissione sulla criminalità organizzata dell'Unione Europea si parla di 60 miliardi per l'Italia, 120 miliardi, quindi l'1% del prodotto interno lordo europeo per quanto riguarda l'Unione Europea. Ma come si arriva a queste stime? Sono stime puramente orientative. Il loro valore, secondo me, sta nella dimostrazione della percezione del fenomeno. Sono, diciamo, inquantificabili dal punto di vista puramente economico e anche aritmetico, però ti danno la misura della percezione. E guardate che la percezione della corruzione è fondamentale nelle dinamiche economiche. Il professor Mannucci, dell'Università di Pisa, che pure ha scritto un grandissimo saggio in questo libro, io per questo consiglio di leggere bene questo libro nella sua interezza, Mannucci ha dimostrato che l'Italia e la Grecia sono due paesi accomunati nell'ambito dell'Unione Europea da un triste primato: il primato di avere il più alto tasso di percezione della corruzione e al tempo stesso il più basso tasso di investimenti da parte delle imprese nella innovazione tecnologica, che sono poi, lo diciamo adesso tutti quanti, investimenti in innovazione sono alla base dello sviluppo. Non ci sarà mai dello sviluppo se non ci saranno investimenti, magari aiutati dallo Stato, ma ci devono essere. Così come non ci sarà mai dello sviluppo economico se non risolveremo il problema di una giustizia efficiente e di una sicurezza efficiente. Perché gli investitori non vengono, o comunque non vengono all'estero, anche gli investitori in Italia non rischiano i loro soldi se c'è una giustizia inefficiente e una sicurezza che non garantisce le loro attività, le loro intraprese dalle infiltrazioni criminali. Ma la percezione della corruzione, abbinata alla inadeguatezza degli investimenti nell'innovazione, ti dà la misura della nostra situazione. Oggi non si investe perché, da un lato, sostiene il professor Mannucci, si ritiene di dovere investire in corruzione, cioè una parte, diciamo, delle risorse finanziarie investire in corruzione per stare sul mercato, perché l'aspetto più terribile è proprio questo, che la corruzione dilaga perché è contagiosa. L'imprenditore non è che sono tutti corrotti, ci mancherebbe, anzi la maggior parte non sono affatto corrotti, vorrebbero agire nella legalità, si ritengono costretti a entrare nel sistema della corruttela per rimanere sul mercato, per non essere spazzati via. E al tempo stesso non investono proprio per questo rischio. Allora, vedete che un contrasto efficace alla corruzione, sia sul piano giudiziario, sia sul piano della prevenzione, tenendo peraltro conto che, come dire, la corruzione è un fenomeno che fa parte della storia dell'uomo, non possiamo pensare di azzerarlo, di sconfiggerlo, ma dobbiamo assolutamente fare in modo di contenerlo entro limiti fisiologici e di contrastarlo efficacemente come abbiamo contrastato la criminalità mafiosa. Allora questo deve essere l'impegno, un contrasto efficace alla corruzione, perché la corruzione, tra l'altro, altera proprio il sistema della concorrenza che è alla base, diciamo, dei mercati. Se tu con la corruzione riesci a condizionare gli appalti, e qui c'è anche, diciamo, la tematica dell'infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti, la criminalità organizzata negli appalti non è entrata con la intimidazione, con la minaccia, e vi farò un esempio immediatamente. È entrata con la corruzione. Chi come me ormai ha tanti anni di età e anche di carriera si ricorda sicuramente, perché io me ne sono occupato, della famosa relazione della commissione Scalfaro, che quantificò in 90.000 miliardi, poi bisognerebbe chiedere a Scalfaro, se fosse ancora vivo, come arrivano a quantificare in 90.000 miliardi i costi dello Stato, sostenuti dallo Stato per la ricostruzione post terremoto in Campania. Io che ho lavorato
a Sant'Angelo di Lombardia, ai tempi del terremoto, dopo 10 anni, 15 anni, 20 anni, Sant'Angelo di Lombardia era ancora come se fosse stata all'indomani del terremoto. Adesso comincia a riprendersi. Tutta l'Irpinia è andata là. Eppure 90.000 miliardi, che fine hanno fatto? In buona parte sono finiti nelle tasche dei mafiosi, dei tangentisti e dei corrotti. Questo dice la Commissione Scalfaro. Ma quel sistema, quel modello di rapporti illeciti che derivano tre soggetti, diciamo, assolutamente necessari. Il politico corrotto che pilotava gli appalti, prendendo la tangente, di solito il 3%. L'imprenditore che acquisiva in concessione gli appalti e poi li subappaltava alle imprese di Camorra. Il mafioso che prendeva la sua parte e garantiva l'accordo. Quel modello lì, che si replicò anche in Sicilia, il famoso tavolino, ve lo ricordate il tavolino? Quel modello è andato avanti nel tempo e si è consolidato negli anni, perché si è visto che era un modello che funzionava alla grande per tutti i soggetti del rapporto. Rapporto che poi era mediato, facilitato, agevolato da una miriade di soggetti che partecipavano a vario titolo alla spartizione della torta. Pensate ai professionisti a libro paga, ai progettisti, agli uomini delle istituzioni, che con la corruzione, diciamo, chiudevano tutti e due gli occhi su quello che era all'epoca sotto gli occhi di tutti. Vedete, questo modello criminale di accordi illeciti su base corruttiva, non di violenza o di intimidazione, o almeno non necessariamente, bene, questo modello purtroppo si è consolidato nel tempo. Sta scritto nelle sentenze, sta scritto negli atti giudiziari, non si è mai preso lo spunto da quegli accertamenti per dire: guardate che dobbiamo assicurare trasparenza negli appalti, dobbiamo fare in modo di trovare dei sistemi normativi che assicurino trasparenza. Siamo arrivati adesso con l'autorità anticorruzione, finalmente, a capire che la prevenzione è più importante della repressione. L'autorità anticorruzione serve alla prevenzione. Ora io mi auguro che faccia ovviamente grandi cose, ci sono le premesse, però non bisogna, l'autorità anticorruzione non deve diventare poi l'alibi, una volta creata, una volta messa lì, per dire vabbè adesso va tutto bene perché c'è l'autorità anticorruzione. Ognuno deve fare la sua parte. Così come bisogna attribuire alla magistratura gli strumenti normativi per contrastare e per reprimere il fenomeno della corruzione, dell'evasione fiscale, del riciclaggio. Noi oggi abbiamo una normativa che replica la terza direttiva europea in materia di riciclaggio, ma sappiamo bene che non funziona. Il sistema fondato sulle segnalazioni di operazioni sospette non funziona, o almeno funziona in minima parte. Eppure il riciclaggio è l'essenza della criminalità organizzata. Non esiste criminalità organizzata di tipo mafioso o anche non mafioso che non tenti di moltiplicare i propri profitti illeciti attraverso il riciclaggio. Ecco perché poi si è propagata la criminalità organizzata oltre i confini, diciamo, originari e anche all'estero. Attraverso il riciclaggio e la corruzione. Fenomeni che non abbiamo contrastato affatto, o quantomeno non li abbiamo contrastati efficacemente. Allora questo è il punto che noi chiediamo, di avere gli strumenti normativi e organizzativi per poter contrastare efficacemente anche questi fenomeni, così come abbiamo contrastato le organizzazioni mafiose nella loro dimensione militare e nella loro dimensione economica, ma limitatamente a quelli che erano, come dire, i reinvestimenti e reimpieghi dei profitti economici nel nostro territorio nazionale. Raramente siamo riusciti ad essere qui, mi avvio anche a finire. Altro grande tema che ha, diciamo, la cui mancata attuazione ha facilitato l'affermazione della criminalità mafiosa: la scarsa cooperazione internazionale. Vedete che la cooperazione internazionale può funzionare se gli ordinamenti sono armonizzati, se tutti i paesi parlano dal punto di vista giuridico e giudiziario la stessa lingua. Se no non funziona. Allora abbiamo voglia di avere il trattato e la convenzione di Palermo contro la criminalità organizzata transnazionale, siglata nel 2000 a Palermo, parliamo di 14 anni fa, non funziona. O almeno funziona così a scartamento ridotto, che non è in grado, diciamo, di mettere tutti i paesi attraversati dalla criminalità transnazionale in condizioni di poter operare efficacemente in modo coordinato. Se io so, come mi dice Savona, che nel Regno Unito ci sono fortissimi investimenti della criminalità indianghetista, io ho bisogno di relazionarmi con il Regno Unito. È difficile, guardate, è molto difficile, perché lì non riconoscono per esempio le misure di prevenzione come non le riconoscono da nessuna parte.
Non riconoscono il reato di associazione di tipo mafioso, come non lo riconoscono nessuna parte. A salvi francesi, che peraltro sono arrivati anche tardi, non mafiosi, l'associazione per delinquere. E allora, se non armonizziamo gli ordinamenti, sarà difficile parlarci, sarà difficile chiedere ai nostri partner dell'Unione Europea, non parliamo poi degli altri, di agire insieme, di indagare insieme, di arrivare insieme ad apprendere i patrimoni mafiosi che si trovano all'estero. Se non facciamo così, le mafie continueranno a crescere, nonostante tutta la nostra volontà, è inutile illudersi, è inutile fare proclami, i problemi sono questi. E allora, ecco, insomma, voglio, per esempio, la figura del procuratore europeo, che è prevista dal Trattato di Lisbona, l'articolo 86 del Trattato di Lisbona, la figura del procuratore potrebbe essere fondamentale per promuovere, per accelerare l'armonizzazione degli ordinamenti. Qui bisognerà combattere proprio anche contro un poco le gelosie dei vari ordinamenti e dei vari paesi, perché si tratta di cedere sovranità. E sul piano penale la cessione di sovranità è un passaggio molto duro. Cioè, tu accetti che un tizio che si chiama procuratore europeo venga a fare indagini e esercitare l'azione penale a casa tua? Questo prevede il Trattato di Lisbona. Lo accettiamo? Dobbiamo. Lo accetteranno gli altri? E insomma, siamo ancora, carissimo amico, da questo punto di vista, perché siamo ancora, diciamo, ai paesi che non accettano il principio di confisca allargata, per esempio, che per noi è fondamentale. C'è la possibilità di confiscare i proventi delittuosi al mafioso o al soggetto che ha commesso determinati reati sintomatici di mafiosità, indipendentemente dalla prova del nesso di pertinenzialità fra quel bene che vogliamo confiscare e il reato commesso. È forte, però è uno strumento importante. Noi col 12 sexies, lo chiamiamo così perché la norma, peraltro approvata dopo la strage di Capaci, che ci consente questo tipo di confisca, il 12 sexies ce l'abbiamo noi, non ce l'ha nessun altro. Fin quando non ce l'hanno gli altri, noi non riusciremo a prendere i capitali e i beni quando si troveranno all'estero. Allora, la cooperazione è fondamentale, il procuratore europeo può favorirla, può sostanzialmente, diciamo, favorire una più coordinata e quindi più efficace azione di contrasto sul piano transnazionale, perché parliamo di criminalità transnazionale, e noi lo guardiamo solo in casa nostra. Ma per quanto riguarda casa nostra, è vero quello che diceva il senatore prima, del valore, che diciamo un po' tutti, del valore della cultura nel contrastare la criminalità. Io dico sempre, quando mi chiedono, me lo chiedono sempre, ma secondo lei lo Stato potrà vincere sulla criminalità? Io rispondo sì, se lo vuole. Se lo vuole veramente. Per volerlo veramente, che cosa serve? Innanzitutto rafforzare, individuare la lotta alla criminalità come premessa per l'affermazione dei valori di sviluppo e di crescita nel nostro paese. Quindi la lotta alla criminalità come una priorità per assicurare lo sviluppo. Quindi rafforzare, con principi e con criteri prioritari, i tre pilastri della deterrenza: polizia, magistratura, sistema penitenziario. Non apro il discorso sul sistema penitenziario, già lo sappiamo tutti che sono le cose come vanno e come dovrebbero andare. Ma polizia, magistratura, forze di polizia. E poi le riforme sugli altri campi. Voglio dire una battuta, l'attuazione dei principi che stanno scritti nella Costituzione. Stanno scritti tutti lì, il lavoro. L'articolo 4 dice che, della Costituzione, dice che il lavoro è un diritto e un dovere dei cittadini e che tocca alla Repubblica promuovere le condizioni perché questo diritto sia effettivo, perché questo dovere sia effettivo. E si aggiunge alla Costituzione. Rimuovere gli ostacoli. Come sta scritta l'articolo 3? Sta pure l'articolo 4 lo stesso principio. Però se di solito si cita sempre l'articolo 3 capoverso. Così pure il lavoro è un diritto perché dà diritto, conferma, come dire, il diritto a una vita libera e dignitosa. Sta scritto in Costituzione. È un dovere assicurare il lavoro per attuare i principi della Costituzione, l'uguaglianza, la sanità, la scuola. Allora, sono tutti valori e principi costituzionali che attendono di essere ancora completamente realizzati. Il più grande regalo che abbiamo fatto finora alla criminalità, che ci aiuta pure a dare la risposta all'interrogativo di Luigi De Sena che sta nel libro, perché non l'abbiamo ancora vinto? Perché l'abbiamo, perché diciamo, la mancata attuazione di questi principi e delle politiche attuative di questi principi è un regalo che abbiamo fatto alla criminalità. Parliamoci chiaro. Allora, che cosa si deve fare? Lo sappiamo che cosa si deve fare. Sarà difficile, sarà lunga, ma è questa la strada. E io credo
che in una stagione di riforme che sembra sia per aprirsi e che tutti vogliamo si aprano veramente. Ecco, in questa stagione di riforme potremmo trovare la risposta a quella domanda di riscatto che Vincenzo Boccia diceva, stavolta mi ricordo bene nel suo intervento, quella domanda di riscatto, di crescita, di sviluppo non solo economico, ma anche morale e sociale, che oggi più che mai vediamo salire dal nostro paese e dalla nostra collettività nazionale. Grazie. Grazie al procuratore Franco Roberti. Io credo che possiamo concludere però con una provocazione per Società Libera. Io sono abituato a trarre sempre le conseguenze di qualsiasi incontro, di qualsiasi dibattito e confronto. Credo che Società Libera si può assumere anche l'onere di fare una verifica non soltanto formale ma anche sostanziale sulle esigenze che promanano, sulle cose che abbiamo detto in questo momento nei vari interventi, e quindi sfruttare anche il Procuratore Nazionale Antimafia per un eventuale passaggio legislativo prima di portarlo in Parlamento, ma poi abbiamo anche il Ministro Lanzetti, abbiamo il nostro Presidente della Commissione Cultura del Senato. Credo che forse noi possiamo assumere un impegno, questo lo dico anche alla Presidente Fuscagna, al Direttore Vincenzo Litta, possiamo assumere un impegno di fare uno studio particolare dopo che abbiamo completato la presentazione di questo volume e sottoporre un po' all'attenzione delle parti interessate, proponendo ovviamente alla politica, al governo, alla maggioranza un'eventuale proiezione normativa, tenendo presente che tutto quello che ha detto il procuratore Roberti è una questione estremamente vasta sulla quale però bisogna cominciare sicuramente a lavorare. Questo è l'augurio che posso fare a Società Libera, l'augurio che posso fare a tutti voi, e lo faccio anche a me stesso. Vi ringrazio per l'attenzione e buona serata.